Una buona giornata a tutti voi, cari amici telespettatori. Ciao mamma, oggi martedì 14 di giugno. Tempo un po' perturbato al nord Italia, al sud c'è caldo, ma nessuno lo verrà a sapere perché tanto al sud, a parte il sottoscritto che ci andrà oggi pomeriggio, non c'è nessuno che ci ascolta. In ogni caso, buona giornata, buon 14 giugno, ovunque voi siate e comunque la pensiate, benvenuti a Ciao Mamma. Quest'oggi in regia rimane il nostro fedelissimo Luca alle camere che, devo dire, un po' preoccupato perché mi chiedeva, ma stamattina che cosa cominciamo? Con la Grissinbon che ha perso la finale, questa interminabile finale di basket contro Milano, ha giocato meglio, ha vinto, giusto così, giusto Luca? O parliamo dell'Italia che insomma ha battuto il Belgio, che è numero uno nel ranking europeo e numero due nel ranking mondiale. Il Belgio, questo spauracchio, è vero, poi alla fine hai visto, giocando all'italiana, palla avanti e pedalare, come si dice, catenaccio e alla fine 2-0 e siamo primi. Con cosa cominciamo? Vabbè, da una parte c'è un dispiacere, dall'altra c'è la soddisfazione, ma lo sport è così. E comunque per tutti voi che invece siete all'ascolto e che magari di sport non ve ne può fregare di meno, perché magari siete impegnati a seguire che cosa ci prepareranno oggi i nostri cuochi, come già detto e come già pubblicato, vado a presentare la nostra cuoca di quest'oggi. Ma che dico cuoca? Cuoca cantante, Vanessa Silvani. Buongiorno Vanessa. Buongiorno Fulvio, intanto grazie dell'invito perché mi fa veramente molto piacere. Avete uno studio bellissimo, una cucina fantastica, ultramoderna, adesso mi devo specializzare con questi fornelli qui, però insomma... Guarda Vanessa, non preoccuparti, se ho bisogno di una mano siamo qua distanti 3 metri. Un pochio di aiutanti stamattina, non so se sono venuti solo a mangiare. Ma ce li vuoi presentare tu i tuoi aiutanti? Perché fanno parte anche della tua orchestra. Ma a farlo apposta, ci stavo guardando adesso, ma vi siete messi d'accordo per la camicia? O state... Poi proprio azzurra per gli azzurri, per la nostra Italia, cioè volendo neanche comunque... Non volevano venire nessun dei due, poi invece hanno detto dai, visto il menù ci sacrificheremo ad assaggiare le tue... È vero ragazzi? Presentaceli, perché uno è di casa, sì, l'altro è di palco. L'altro ha fatto poca strada, montare su in macchina. Claudio Vanedola. Ciao. Buongiorno. Vedi che parla, ha detto che non parlava, già Saula ha detto già qualcosa. Tutti. E professor Giorgio Ragazzini. Ciao. Buongiorno. Ecco, ciao, va bene. Ciao, gliel'abbiamo fatto tutti. Anche lui parla poco? Ma allora, dipende, se dopo quando hanno bevuto un po' di vinellino che abbiamo messo nel frigo, secondo me dopo parlano di più. Vabbè. Dopo 10 di sera. Dopo un po', fra un po' si ammollano. Allora, no, presentiamo perché per quei pochi che magari non vi conoscono, voi fate parte dell'orchestra Silvani, tu sei la figlia di Silvano, Claudio è tuo marito, tanto per inquadrare un rapporto di parentela. Claudio, com'è avere una moglie cantante, moglie cuoca? Lei fa sempre lei da mangiare in casa? Sì. Sempre lei, sì. Un po' ogni tanto la suocera quando sta un po' meglio, però... Te sei come me comunque, niente. Poca roba. Noi stiamo bene con i piedi sotto il tavolo. Io mangio, sì. Noi mangiamo, esatto. Al massimo fa il caffè con la macchinetta, ma che tanto devi mettere la cialda. Vabbè, quello così. No, anche due uova magari fritte, neanche quelle, Fa fatica? No, lui si siede, poi quello che gli dai va sempre bene, nel senso che non è... Insomma, io ho delle robe molto dietetiche, non ne faccio, ragazzi, non mi piace. Ci piace mangiare, come è vero. Fare? Mangiamo anche la verdura, però prima o dopo aver mangiato le altre robacce. Allora, Vanessa, cantante quest'oggi, cantante dell'orchestra Silvani, Claudio Vanedola, tuo marito, fisarmonicista, Giorgio Ragazzini, clarinettista, sassofonista. Giorgio, suoni Claudio qualcos'altro? Traverso, soprano, tenore. Ah, canta anche. Tutti i... Perché io ho saputo che il sax, ho sempre pensato, e poi l'ho scoperto anche in un quiz che fa Gerry Scotti, il sax non è un ottone, no, giusto? Fa sempre parte della famiglia dei legni. Fa parte dei legni. Perché uno dice, ma come mai? Perché il bocchino che c'entra? Perché lo chiamano? Perché il modo di emissione del suono è lo stesso che ha il clarinetto. È l'ultimo nato della famiglia, perché è nato nel 1846, è rimasto lì. Dice anche la data. No, ma lui ne sa pacchi, eh? Anche il flauto fa parte della famiglia dei legni. Però il flauto, c'è il flauto in legno, però di solito è sempre in argento e in oro. È allora, una tradizione che viene dal passato.
Ok, della famiglia dei Legni fa parte anche Sandra Legni, il famoso... la moglie di Davide Legni. Vabbè, no, a parte gli scherzi, Giorgio, io ti devo fare i complimenti perché insomma suonare il clarinetto e il sax è uno strumento che a volte può creare dei problemi. Io quando ti ho sentito suonare sempre ho visto una perfezione stilistica. E sei stato fortunato. Vabbè, mettiamo una cosa. Abbiamo anche le sere che facciamo un po' più gli asini, ma è voluto, cioè è tutto voluto per scherzare, per ridere. Poi lui è veramente un professionista. No, infatti, un meticoloso, posso dire? Sì, va bene, vero, ma infatti è vero, perché quando noi facciamo pomeriggio e sera, oppure si parte presto e mangiamo fuori, ovviamente, se no, se non mangiamo noi non suoniamo bene. Lui non mangia, no, né prima di andare via a mezzogiorno, né nella pausa tra il pomeriggio e la sera, perché se mangio è vero, però io non ce la faccio a non mangiare, quindi il diaframma funziona molto male. L'ho sentito dire... Però lui non mangia, sta due giorni, se facciamo pomeriggio e sera, sta due giorni senza mangiare perché sennò non va bene a suonare. Allora, cioè, veramente... Ecco perché è così magro. No, ma la notte è lunga, poi recupero. Vabbè, allora... Oggi nuovi video, presentiamo un nuovo video. Lo vuoi presentare anche tu questo nuovo disco? Si chiama Orgogliosa di voi, volume 1, edito dalle Edizioni Novalis. Ci parli di questo, Tanto disco? Tanto ringrazio Cristina e Roberto che hanno creduto in noi, che credono in noi, che ci stanno lanciando in varie emittenti, mandano i nostri video, li ringrazio per l'aiuto che ci hanno dato in queste incisioni. E ci hanno dato l'opportunità, anche se di solito... i CD che sponsorizzano loro non mandano più brani cantati, cose moderne. Ci abbiamo messo sì qualcosa anche noi, però ci abbiamo messo anche molto folklore perché siamo rimasti in tradizione, in quello che vogliamo mandare avanti. Invece non, di solito loro, cioè come tanti altri cantanti, non è che perché io ho preso l'orchestra e ho mandato avanti io e siamo cambiati, musica romagnola, 360 gradi, è rimasta sempre quella la tradizione. Però il repertorio è 360 gradi, sì, per far ballare tutti, sì, giusto? Va bene, però quella ci viene folklore, bene, ci piace molto di più, insomma, ci crediamo parecchio. Poi sì, abbiamo messo sotto brani anche cantati, più freschi, più nuovi, cosine nostre, no, sono contenta, mi piace. Allora, Vanessa, facciamo... Orgogliosa di voi è dedicata ai miei ragazzi, che sono tutti quelli della foto che c'è dentro. Perché anche te, anche Claudio. Fai parte dei miei ragazzi, certo. Meno male. È l'autista. Meno male. Quanti anni è che siete sposati? Primo giugno abbiamo fatto 13 anni. Però, è il vostro figlio che vedo là che sta giocando. Questo è il piccolo, Christian ha compiuto 8 anni il 26 8 anni. Aprile. Il perfetto. Grande invece è a casa che ci guarda, lo salutiamo, Gabriele, che compie i 12 in agosto. Però, ma siamo grandini, Perfetto. Allora, senti, prima di presentarci quello che oggi ci cucinerai, facciamo un attimo di musica, visto che hai parlato di tradizione. Sceglimi un pezzo che appartiene alla tipica tradizione romagnola, questa grande tradizione romagnola che insomma non tramonterà mai e che quest'anno vede anche proprio in Romagna un bel apice nella notte del liscio, giusto? È giusto, esatto. Si suonerà il folklore romagnolo da Lido Adriano fino a Gabice. Esatto, bello. Gran bella iniziativa, spero che sia una cosa che riesce bene perché mi sembra giusto che soprattutto in Romagna si portino avanti le tradizioni credendoci sia quella della piadina che quella dei cappelletti. Ma infatti, se io vado a Nashville voglio ascoltare della musica country, a me non voglio ascoltare dell'hip hop. Se vengo in Romagna voglio ascoltare, poi chiaramente la si può esportare dappertutto, ma anche per quelli che vengono da tutta Italia che vanno in Romagna è giusto che ascolti. Come qualcuno che va a sentire, cioè secondo me non tutti devono fare... Sì, un po' di tutto, però ognuno deve avere la sua specialità. Chiaro, perché è inutile che io vado, anche parlando delle nostre orchestre, da un'orchestra dove so che cantano tutta sera, vado a chiedergli batticuore o brani. È un'orchestra che canta, fanno canzoni, è come se da noi ci vengono a chiedere 28 cumbie in fila, gliene faremo 2-3 in una sera, ma non gliene facciamo 28. Se no chiama un altro orchestra. Esatto. Dovrebbe essere così. Io, se siete d'accordo, proporrei subito la nostra polca, quella proprio l'anno dell'apertura della nostra orchestra, dell'inizio del primo CD, Atomica 2016. Atomica 2016, quante atomiche ci sono? Forse il professore lo sa? No, ho perso il conto. No,
La prima qual è? 1960? 60. Atomica 60, no, la prima? 59 60, non c'è. 60, per me è 60. 60 forse è una delle prime, però non sono... Magari potrebbe avere qualche dubbio. C'è un 59, un 58. Potrebbe esserci qualcosa di... E allora abbiamo fatto anche noi la nostra atomica per ricordare questo nostro anno. Bene, allora, Atomica 2016, dedicato a questo 2016, l'orchestra Silvagni per voi, da Ciao Mamma. Poi andremo in cucina a vedere che cosa ci prepara Vanessa. Tipica polca romagnola, cioè porta allegria, porta allegria subito. Avete battuto il piedino lì sotto la tavola. Certo, ci sta, ci sta, ci sta. Cara Vanessa, ti vedo già impegnato. Cosa stai dicendo, Giorgio? Bisogna battere le forchette, qua c'è fame. Bisogna battere le forchette. Diciamo aver fame. Allora, comincia a avere un buco, io dietro che piedino. È un po' presto, adesso, per aver fame. Vanessa, andiamo a vedere che cosa ci prepari oggi. Allora, da dove cominciamo? Dai tre menù che mi hai mandato. Tu ci hai portato tutta la roba da casa, sì. È stata bravissima la nostra Vanessa, tutta la roba da casa, quindi sai già tu che cosa ci vuole. L'abbiamo scritta, abbiamo, se vediamo, le vongole, manca il titolo, adesso lo vedremo. Ah, la marinara, te lo dico io. Allora, è un semplicissimo piatto di vongole che però io ho preso le nostre... della nostra zona, quelle più piccoline, che sono quelle più saporite, che... Dopo le inquadreremo. Intanto... Dette le pavarazze, come le... Come sono dette? Le pavarazze. Pavarazze? Sì. Si chiamano così, le pavarazze. Non so se c'è un termine... termine giusto, va bene? No, vabbè, ma noi le chiamiamo pavarazze. Se in Romagna chiamano così, si chiamano così. Si chiamano pavarazze. Cioè, un chilo l'hai presa? Sì. Ma questo per quante persone? Diamo un'idea. Dipende che fame ha. Per Claudio. Qui, solo per me. Per Claudio, tutto per lui ci vuole. Scusa Vanessa, ti devo interrompere perché c'è una telefonata che attende Giada mentre stava andando il pezzo. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Fulvio. Sì, chi è? Carissimo Fulvio, sono Franco da Medesano. Da Medesano parlo, mi alzi il volume studio per favore Gianni, grazie. Allora, da Medesano, provincia di Parma, ciao, dici tutto. Ci siamo, sa- ci
siamo salutati ad Olmo. Ad Olmo, è vero, la serata di presentazione delle orchestre. Purtroppo la serata è andata così, ma insomma ci siamo scambiati i saluti e quello mi ha fatto molto piacere. Ecco, allora, visto che parla pure, dopo ti spiego che cosa succederà a Olmo con l'orchestra Silvagni. Dimmi pure. Sì, ecco, io faccio i complimenti a Vanessa perché, guarda, porta avanti l'orchestra di suo padre in modo meraviglioso, ha una padronanza di sé eccezionale. Grazie. L'ho già sentita su un altro canale che ci siamo parlati direttamente. Sarà 15 giorni sì e no. Esatto. Te lo ricordi? Te lo ricordi. Comunque io le faccio tutti i miei complimenti e se canta tornerò. L'ascolto molto volentieri. Te la metto verso la fine, uno degli ultimi brani, te non cambiare canale. Dunque, verso la fine a un quarto luna. No, sì, sì, no. Esatto. Alla mezza. No, alla mezza, mezzogiorno e 20. Mezzogiorno e 20, mezzogiorno e 30. Alla mezza allora, perché adesso devo uscire. Ecco, va bene, ci troviamo d'accordo. Casca fagiolo, era già programmato così, guarda. Sì. Ciao, grazie, ciao, buona grazie, giornata. Ciao. Complimenti veramente per la tua eccezionale da star sul palco. Ti piace? No, è vero, una bella. C'ho la cappa dura. Poi vedi anche in televisione una bella presenza, una bella parlantina, si accava benissimo. Grazie. Ciao. Hai il caffè pagato il 10 agosto, da Vanessa. Fai presto però, torna a casa veloce. Esatto. Altra telefonata, pronto? Ma io buongiorno. Posso andare avanti a cucinare? Sì, sennò pronta? Sì, sono fin tardi, dai, vai, se infatti fai qualcosa, pronta? Dopo ce lo spiego. Chi è? Si sono parla più. La mamma di Claudio Vanesola. È la mamma di Claudio Vanesola. Ciao mamma. Ciao mamma. Ciao. Proprio, guarda, signora Vanesola, capita pennello. Questa è la trasmissione che si chiama Ciao Mamma. Ciao mamma. Ciao mammina! Mammina! È grosso come me, no, però. No. Ciao mamma! Siete bravissimi! Grazie, grazie! Mamma. Aspetta, un po' di parte. Aspetta che sei un po' di parte. Sei un po' di parte. Voglio fare i complimenti che siete molto bravi. Grazie signora Vanessa. Grazie. Voglio salutare la mamma. Quanto tempo è che non la vedi? Poco. Ah, non è tantissimo. No, però insomma, dai. Però una mamma fa sempre piacere vedere sì, suo figlio, sì, ci sì. Mancherebbe. Saluta anche Babbo. Anche Babbo, signor Vanedola. La saluto, sì. Signor. Beh, questo è il quadretto di famiglia. Ciao mamma, qua ci stava. È stata una roba, Claudio. Qua abbiamo toccato il top. Che sorpresa. Qua abbiamo veramente toccato. Complimenti di vero cuore. Grazie, nonna. Grazie, nonna. Ci sentiamo. Dove abita la mamma? Sestimolese. Sestimolese. Allora ci sta vedendo sul canale 206. Buonasera. Buongiorno, okay. Signora, la salutiamo. Su che canale ci vedono loro? 296. Ah, ok, va bene, quello che gli avevo detto io. Quello, no? Sì, perché... sì, quello lì. Va cade. Bene, va bene, va bene. Mentre qua in Emilia 11, 12, 14. Vabbè, se te hai chiamato mia. Allora, cosa stai facendo? No, torniamo da capo. Se non ci sono telefonate, torniamo da capo. Menù, le vongole alla marinara. Qua bisogna che ci sbrighiamo, se no ci sentiamo fuori. Allora, vongole, un chilo di vongole. Marinara, esatto. Aglio, prezzemolo, vino bianco. Poi io ho preso il pane toscano, quello di Marradi, perché vicino dopo ci metto, pane di ci metto le. Faccio il pane tostato, le bruschettine, perché già non bastavano, allora ci diamo una marcia in ma più. Ma possiamo venire a sentire subito dopo? No, sì, certo. Vabbè, sei qua poi, Claudio, io te. Sicuro. Queste sono le vongole marinara, secondo. Poi ci preparerai il secondo piatto. Un risotto bianco e nero, non l'ho scritto bianco e nero, però un risotto bianco e nero. Un bellissimo colore. Bellissimo, siamo neanche vinti. Beh, ieri non abbiamo preso gol per merito della difesa. Esatto. Vabbè. Allora, al curry. Aspetta che abbiamo fuori, ecco qua, ecco. Riso al curry con mazzancolle. Esatto, le mazzancolle sono qua, adesso le pulisco. Queste le super. Sono fresche, le ho prese. Qua ieri serve un tot di roba, vero? Riso e carnarola, leggi tutto. Ah, ci vuole dunque il riso nero di Venere, il riso bianco carnaroli, un litro di panna da cucina, dado vegetale, passata di pomodoro, il curry già grattugiato. Io ci metto un po' di zucchero perché così cava l'acidità del pomodoro. Un bicchiere di latte per allungare perché la panna se no a bollire si addensa troppo. E
vabbè, non l'ho presa su, mi sono scordata la rosa, perché quella era per guarnire il piatto, vabbè. Ci vabbè, adesso andiamo qua in giardino, vuoi che non ne troviamo una? Non lo so, se, no, se l'avete, se qualcuno in giro che mi porta una rosa. C'è qualcuno che ci porta una rosa. Magari quelle di zucchero che mangiamo anche quella dopo. E poi le mazzancolle, le mazzancolle fresche che sono qua, che adesso le devo pulire. Perfetto, poi per concludere, visto che ieri ci hanno richiesto, ti ho richiesto io esplicitamente, visto che ieri la torta all'ananas che abbiamo fatto ieri, ecco, qualcuno se l'è persa, ho detto, vabbè, oggi, Vanessa, ci rifai la torta all'ananas? Io ve la faccio come la so fare io. Ecco, ieri... tu la fai la tua maniera, però è sempre esatto, la torta, ripetiamo quella torta all'ananas, però oggi versione torta all'ananas. Non lo alla sapevo, Vanessa. Se no portavamo un'altra cosa, dai. Ieri abbiamo fatto la torta all'ananas, alla Rossana, oggi facciamo quella Vanessa. Va bene. Cosa stai facendo adesso? Sto facendo caramello lo zucchero. Perché cominci dal dolce. Sì, intanto così lo metto in forno e lui si cuoce e io faccio il resto. Ho imburrato la teglia a forma di cuore che l'ho portata da casa perché mi piace i cuori. Bella, bella. Vabbè, dai. Allora, adesso voglio vedere il tuo caramello, perché ieri la nostra Rossana è andata in difficoltà, l'ha provato due volte. Voglio vedere se a te ti viene il primo colpo. non gli viene sempre il primo colpo. Sì, esatto. Perché anche... i fornelli sono diversi, sì, le temperature sono diverse e quindi uno è abituato magari alla sua maniera e non ce la fa. Viene. Vuoi che ti venga... No, ma intanto volevo dire, mio marito che... ha un cavatappi portatile, gli porto il grodino così facciamo l'aperitivo. Posso andare fino lì? Sì. Ma per Bacco, dove ti pare? Ecco. Dove ti pare? Ti seguo il cameraman. No, perché adesso vengo anch'io qua, perché voglio vedere. Ma devo aprirlo io? Non troviamo il cavatappi. Allora, il quadro primo piano, accendino, accendino. Bottiglia di ginger, di ginger. Come si apre? Ah, col culo del... col fondo della cesina. Così? Con l'atto B. Madonna, non lo sapevo questa cosa qua. Devi dire che lo cavi coi denti, se no... A mano un dito, se no sarebbe senso. Grazie, no, grazie mille. Il crodino serve per farci l'aperitivo? Sì, vi volevo Ma dove fare... vai? Io lo devo bere, no? No, ve lo metto in un bicchiere, che ti attaccherai così alla bottiglina, sono già mica a casa. Ah, ok. Senti, ma se ci metti anche del vino bianco facciamo spritz. Certo, sono poi qui che arrivo. Guarda, ho preso un gazzellino stamattina. Quello te non ce la fai. Guarda, se ce la faccio cosa vinco? Ti è. Bravissima. Adesso cerco un bicchierino. È duro ammazzato da cavallo. Guarda che viene. Mi inquadri il caramello? Mi inquadri il caramello, voglio vedere dall'alto proprio. Sta venendo. Ora ti è venuto il primo colpo, brava. Mi spieghi che cosa ci hai messo? Perché ieri sei diventato in mente, almeno lei, io lo so. Ah, lo zucchero, va. Zucchero e acqua? Io ci metto un goccino, ma pochissimo di acqua, però questo tegamino è antiaderente, quindi l'acqua proprio... Perché se ci metti su... Adesso l'ho mescolato. Guarda come è diventato bello color caramello. Si sente già il profumo qui. Forse lei ci aveva messo troppa acqua. Sì, ieri. Sì, secondo me allora sì. Io non l'ho visto, liquido, ma adesso... Rimaneva un po' liquido, invece il caramello lì. Si fa così. Facciamo l'aperitivo. Che prendiamo bicchieri... Questi sono proprio da vino... Abbiamo quelli. Va bene, usiamo questi. Dopo li laveremo, faremo... Vedete di non romperli, perché... Dai qua che glieli porto io. Guarda, mio marito è già preoccupato, perché... Perché? Perché di non romperli con un caramello. Allora, spritz. Così. Spritz, facciamo un aperitivo. Così. Questo potrebbe essere un Aperol, ma non è un Aperol. No. Però ci assomiglia. Ma sì. È un ginger. Sì. Ginger e vino bianco. Vino bianco. Questo è il classico, ci manca la fetta d'arancio. C'ho il limone, però è un limone che non è molto brusco, glielo potrei quasi mettere, perché questo l'ho preso stamattina dal limone che dalla ha mio marito davanti al giardino. Sì, sì. C'è una pianta di limone? Beh, ma scherzi. Quattro. Ce l'abbiamo. Quattro limoni? Sì. Faccio il limoncello. L'anno scorso abbiamo fatto. No, sì, l'anno scorso abbiamo fatto proprio. Proprio. Sei il bottiglie. Limoncello fatto da. Abbiamo preso il liquore e abbiamo dato i limoni a una signora che ci ha fatto proprio. Ma proprio c'è. Ecco, un po' diventa. Ma vai, ma guarda, ma questa sì che è un'artista. No, è diverso, è una buon gustaia, non è che. No, però ti vedo con una manualità. Ma Vanessa, ti vedo con una manualità eccezionale. Sì, mi piace. Mi piace il mio lavoro di cantante, allora, mi piace il signori cucinare. Signori, oggi io faccio il cameriere presentatore. Bevete la nostra salute. Adesso come cameriere, aspettate, adesso ve lo faccio anche voi. Qua intanto sta andando il caramello. Sì, ho mescolato ora, va bene. Senti che profumo. Ho mescolato ora. Di Luna Park, Sì, il caramello, sì. Il profumo di Luna Park. E lo zucchero filato. E lo zucchero filato, guarda, si fa così lo zucchero filato.
tutti i miei limoni. Sì, solo che si scalda dentro la macchina, che dopo lo... come si dice, non so l'aggettivo giusto, però... Una macchina che fila. Sì, esatto. Ecco, basta, perché sennò... Senza anche limone? Aspetta. Limone? Sì. Ma ce la facciamo dopo, abbiamo... perché qua perdiamo tempo a... No. Ce la facciamo, sì. Possiamo far tutto. Ce la facciamo far tutto. Sì, voi dopo parlate un po' voi. No, io posso, poi posso parlare anche mentre cucino. Aspettavo a partire perché ho paura, ecco. Va bene, fa lo stesso. Allora, brindiamo... Brindiamo la vostra salute all'Orchestra Silvagni, che oggi ci è venuto a trovare. Bene. Vanessa, Claudio Ragazzini e Claudio Vanedola. E Giorgio Ragazzini. Hai detto Claudio Ragazzini, ma non è successo niente. Se mi mischiavi con Vanessa ci poteva stare, ma con Claudio basta, no, questo cioè... è a posto. Lo riusciamo. Allora, aspetta, ecco, vediamo. Attenzione, che sennò passiamo di là, lo bruciamo, dopo facciamo un malestro. Bello. Sento, questo fondo, proprio, eccolo qua, lo sto vedendo, te lo sposto un attimo. Sì, dove lo volete? Dove? Lo mettiamo anche qua sul fornello, tanto non scaldo, non è caldo. Ecco, questo è zucchero caramellato che abbiamo messo in questa... teglia a forma di cuore. Perché io a caso ho tutte le tortiere a forma di cuore, mi piacciono. Mi piacciono i cuoricini, sono ancora un po' bibina. Dobbiamo spegnere. Se non ci metti niente, sopra già spegnere. Vedi, il discorso dei forni di induzione, che uno pensa, devo spegnere il forno. Tu tiri via la pentola e già spento. Lui è già spento, va bene. A posto. Allora, se vuoi procedere, prima di mandare la pubblicità, abbiamo 3 minuti, o mandiamo un pezzo, procedi, ci fai vedere come devi sistemare la cucina. No, mandate un altro pezzo. Mandiamo un altro pezzo. Che cosa mandiamo, Vanessa? Allora, adesso abbiamo mandato un pezzo di folklore, mandiamo un tango bellissimo, scritto, si può dire? Sì, si può dire, scritto da Davide Budelacci, certo. Ex fisarmonicista Castellino. Infatti, gli abbiamo chiesto volutamente un brano tipicamente che ricordasse il maestro Castellino, di cui mio marito è innamorato, ha sempre detto che se aveva una figlia si sarebbe sposato la figlia di Castellina, perché è veramente innamorato, pazzo, è la verità, è la pura verità, non diciamo mica delle bugie. E quindi questo brano l'abbiamo voluto dedicare veramente al maestro Castellina e si intitola Caro Maestro. Caro Maestro, caro Maestro. Allora, il maestro Castellina, capita casualmente, perché oggi è finita la trasmissione, io andrò a trovare l'orchestra Castellina Pasi in vacanza a pugno chiuso. Quindi parto immediatamente. Cogliamo l'occasione. Cogliamo l'occasione per salutare. C'è l'Elena, sì. Lei è già. No, non pensare, già. Ufficialmente ti manderò delle foto di Elena quando arrivo giù, Luca. Ma se vai sul suo profilo ci sono già quelle. Non male. Caro maestro, dedicato al maestro Castellina, Roberto Giraldi, per voi. Thank you.